Lei è Greta, una bambina che frequenta la terza elementare alla scuola Montessori di Fano e che a soli 8 anni ha scritto il suo primo libro. Eh sì, questa storia dà dell'incredibile, eppure è tutto vero. Pensate che la passione per la lettura spinge Greta a leggere anche prima di andare a scuola e a divorare oltre 10 libri in meno di un mese. Come questi, presi in prestito alla Memo di Fano e già pronti per essere restituiti dopo soli 3 giorni. Ed eccola qua invece la sua prima pubblicazione. Il libro, edito da Arduino Sacco Editore, sarà disponibile ad un prezzo di 9,90 € nelle librerie della città, su internet, e potrà essere richiesto alla Mediateca Montanari, dove fra qualche settimana Greta presenterà il suo romanzo alle scuole primarie di Fano. Da che cosa è nata l'idea di scrivere questo libro? Dall'inizio mi piaceva sempre scrivere, anche da piccola, e un giorno lo facevo solo per divertirmi. Ho detto: mamma, voglio scrivere un libro, e il mio libro è nato tutto da questo. Eccolo qua il libro, Il compleanno perfetto. Di che cosa tratta? Parla di Viola, che è una bambina più o meno della mia età, che sta organizzando il suo compleanno e vuole che tutto sia perfetto, ma viene rovinato da un imprevisto. Si deve trasferire e allora deve rinunciare a tutto. Lo ha completato in pochissimo tempo questo volumetto di narrativa di circa 100 pagine e neanche a dirlo ha lasciato tutti a bocca aperta, stupiti innanzitutto mamma Daniela e papà Francesco, che hanno il merito di aver accompagnato in biblioteca Greta e suo fratello Alessandro fin da quando erano bambini. Quando ancora quasi non camminavano, io leggevo e sfogliavo i libri per loro. E ora c'è questa passione, leggono tutti e due tanto, sono veramente contenta e spero proprio che questa, l'esperienza di Greta, sia proprio uno stimolo per tutti gli altri ragazzi, per far vedere che ci sono passioni come la lettura, la scrittura, davvero fantastiche, non ci sono solo i videogiochi, solo i telefonini, eccetera. Qual è stata la vostra reazione quando Greta vi ha comunicato che avrebbe voluto scrivere questo libro? All'inizio non pensavamo fosse una cosa così seria, abbiamo presa più per un gioco. E poi dopo effettivamente si è chiusa in camera con il computer portatile, ha cominciato a scrivere e il bello è che l'abbiamo letto solo alla fine noi il libro e siamo rimaste a bocca aperta. Abbiamo trovato questo editore, ma non solo lui, abbiamo avuto una risposta davvero positiva, tantissimi complimenti. Greta che risponde alle mail di vari editori e editrici che le fanno i complimenti, che vorrebbero conoscerla. Quindi si è aperto veramente un mondo e siamo molto contenti. Per noi è già un successo averlo pubblicato. Ma il successo probabilmente non terminerà qui, perché sbirciando nella cameretta della bambina, oltre a libri, foto, ritratti e peluche, abbiamo notato anche un computer portatile lasciato aperto sopra la scrivania. E leggete un po' qui, Sotto la neve. Ecco il titolo del secondo libro a cura di Greta Berardi, però per ora ci limitiamo ad annunciarvi l'appuntamento per la presentazione di Il compleanno perfetto. Vi aspetto tutti alla presentazione del mio libro alla Biblioteca Memo il giorno 18 maggio alle 17:30.